Questi disegni, detti anche glifi, sono stati eseguiti seguendo una geometria molto complessa. Ci occuperemo di tutto questo e cercheremo anche di interpretare i simboli prodotti. Che cosa sono e soprattutto cosa vogliono dirci? Vediamo! I crop circle, ovvero i cerchi nel grano, sono, come indica la loro denominazione, figure geometriche circolari disegnate in campi di grano. Simboli immensi dalla complessità geometrica stupefacente che compaiono nel corso di poche ore notturne. I crop circle sono disegni realizzati attraverso la curvatura delle spighe. Date le loro notevoli dimensioni, essi sono meglio visibili dall'alto. Ce ne sono di più semplici e di molto complessi, dalla perfetta e simmetrica geometria. Divennero un fenomeno mediatico all'inizio degli anni 1980, a seguito delle prime apparizioni nelle campagne inglesi, avvenute a partire dal 1976. Fra i primi studiosi del fenomeno ricordiamo Colin Andrew e Deljo Haseloff. A partire dagli anni 90 il fenomeno dei crop circle si è diffuso in tutto il mondo e non solo su campi di grano. Oggi se ne contano a migliaia, forse più di 10.000, alcuni anche in Italia. In quegli anni i crop circle ottennero una grande attenzione da parte dei media, suscitando un notevole interesse sia negli scienziati che nelle popolazioni di tutto il mondo e riempiendo le prime pagine di molti quotidiani e riviste, con una proliferazione, specie all'interno del filone New Age, di libri, articoli, documentari e trasmissioni ad essi dedicate. Si crearono così veri e propri gruppi di studiosi e di amatori del fenomeno. Due filoni di ricerca, tanto scientifici quanto amatoriali, si sono sviluppati attorno ai cerchi nel grano. Il primo risponde alla domanda: cosa o chi li genera? Il secondo si chiede: cosa significano?